Palermo Avellino. In studio con me il copertissimo Pietro De Concilis della testata giornalistica Why Sport Italia. Grazie Pietro di essere qui. Grazie a te per l'invito, Cesare, un saluto a tutti. Ebbene, al telefono con noi saranno Salvatore Marra, Franco Colomba e niente di meno che Sandro Tovalieri, detto Sandro Corto, ancora dovevi nascere. Ebbene, andiamo subito alla partita, Pietro. Ieri una partita, ti dicevo poco fa, non vedevo un approccio alla gara così da molto tempo. L'Avellino ha approcciato la gara bene, determinata, eravamo su ogni pallone, non abbiamo dato spazio al Palermo, non l'abbiamo fatto crossare una volta sola, mi sembra, nel primo tempo. Quindi ho rivisto sotto l'aspetto anche atletico la squadra che avevamo perso negli ultimi due mesi. Poi nel secondo tempo abbiamo un po' tirato i remi in barca, o sarà stato che loro hanno giocato di più? Secondo te? L'approccio del primo tempo, come dicevi tu, credo che lascia ancora di più l'amaro in bocca per il risultato finale, perché la squadra non ha mai dato l'impressione di essere in difficoltà nei primi 50-60 minuti di gioco, ma credo anche nel corso dei 90 minuti. Era una partita che si avviava verso lo 0-0, la più classica delle partite dello 0-0, decisa purtroppo per un episodio a sfavore nostro, sì. Un'altra volta. Ma al di là dell'episodio arbitrale, credo che l'Avellino debba rimpiangere soprattutto il primo tempo, alcune occasioni sprecate, mi viene in mente quella di Jannes sullo schema, sul calcio di punizione, ma anche tante potenziali occasioni sprecate per un ultimo passaggio sbagliato negli ultimi 20-25 metri. Detto ciò, quantomeno la condizione atletica dell'Avellino mi è parsa buona, nonostante non si giocasse da tre settimane. Ci manca un po' di ritmo partita, ma è normale, però io non ho visto un Palermo così arrembante o così pericoloso rispetto alla nostra difesa. Abbiamo tenuto bene il campo per almeno 60-65 minuti di gioco. Siamo fatti un po' trascinare da loro nella rissa, in alcune trappole che loro hanno teso, e noi siamo cascati un po' come i polli, nonostante siamo una delle squadre più esperte del campionato. Ebbene, adesso ne andiamo a parlare subito con Salvatore Marra, Sasà Marra, grande personaggio qui ad Avellino. Che ricordi di Marra, Pietro? Beh, il primo ricordo è il gol a Crotone, chiaramente, il 2003. A proposito di... È una domanda da bocchetto. Esattamente, a proposito di promozioni dalla C alla B. E qui è la dimostrazione che Pietro De Concilis è un ragazzo preparato. Avevo almeno ero nato, 7 anni, dai. Voto 8. Pronto? Salvatore Marra, buonasera, Radio Notte Stereo, Ventre Cesare. Ebbene Salvatore Marra, io ho chiamato te perché chi più di te che ci portassi in Serie B a Crotone, in questo momento, insomma, ieri l'Avellino ha perso a Palermo, però c'è il ritorno. Io con te voglio proprio parlare della partita di ritorno. Secondo te quante possibilità ha l'Avellino di superare il Palermo nella doppia sfida? Ma io penso che l'Avellino deve sfruttare il turno casalingo. Dispiace che in questo momento non ci stanno i tifosi che potrebbero dargli una grossa mano, però io anche leggendo un po' la cronaca, un po' di situazioni, penso che l'Avellino possa farcela. Io ho sempre detto che l'Avellino, oltre ad avere un organico importante, ha un allenatore importante che in queste partite può fare la differenza. Che cosa ha sbagliato ieri l'Avellino? Di solito quando si perdono le partite c'è sempre qualche errore. Io penso che l'Avellino ha mostrato grande personalità, ha fatto una partita attenta. Dispiace per il rigore che ha subito. Secondo te c'era quel rigore? È un po' dubbio perché non ho visto tanto bene, però in questo momento penso che la cosa più importante, parlare se c'era o non c'era rigore, ti perdono energie nervose. Penso che la cosa più importante in questo momento è cercare di ribaltare la situazione in casa, e penso che l'Avellino possa farlo. Comunque il nostro difensore con il braccio largo, stava dietro, non ha fatto niente insomma di particolare. Di solito infatti, un difensore entra così sull'avversario, le braccia le tiene larghe. Sì. Dispiace perché è stata una valutazione dell'arbitro che magari è difficile che lo danno. Magari una partita così importante si poteva anche evitare. Esatto, però vediamo che anche ad alti livelli ci sono degli errori importanti dove
ti costringono a penalizzare una squadra. Quindi in questo momento la cosa più importante è che per fortuna c'è il ritorno, dove l'Avellino possa magari acquisire tanta rabbia nel cercare di mettere in campo dove possa stare la partita. Anche perché i tifosi non possono entrare, ma saranno comunque fuori dal campo ad attendere la squadra, insomma, con i fumogeni, la solita accoglienza che tu conosci molto bene. Sì, sì, questo è un valore in più, perché è per far entrare e far capire l'importanza della partita. Ma io penso che al di là della presenza che è importante, ma uno che viene da Avellino sa benissimo dove va. E ripeto, è un peccato, perché questa è una partita dove sicuramente il Partenio Lombardi poteva dare una forza importante, dove sicuramente ci stava un sacco di gente. Con me in studio c'è il giornalista Pietro De Concilis. Pietro, vuoi fare una domanda a Salvatore Marra? Sì, ciao Salvatore, buonasera. Prima parlavi dell'importanza di Braglia, forse sarà ancora più importante la vigilia di questo ritorno, la mano dell'allenatore, al di là delle scelte tecniche, probabilmente conterà molto di più l'aspetto motivazionale, sei d'accordo? Sì, 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 anche perché vengono da una partita dove si è giocata appena 3 giorni prima, quindi l'allenatore è importante, come lui sa benissimo come gestire a livello mentale e fisico una situazione del genere. Poi ripeto, io penso che in questo momento l'Avellino possa fare bene, perché l'ha dimostrato in campionato di essere molto più avanti del Palermo. Penso che il turno infrasettimanale, il turno casalingo, riesca a sfruttarlo alla grande. Dunque, io la ringrazio Salvatore Marra, stato bello parlare con lei, e la saluto. Buonasera, e magari a risentirci in qualche altra occasione. Grazie. Va benissimo, grazie a voi e sempre Forza Avellino. Grazie, grazie mister Marra, grazie. Radio Notte Stereo. Dunque Pietro, tra poco andremo a sentire anche Franco Colomba, mister Colomba, insomma, anche lui ad Avellino un nome, una garanzia. D'aspetto motivazionale che dicevi tu, ma loro stanno comunque provocando, l'allenatore Filippi lancia in continuazione provocazioni, questo può destabilizzare un poco i nervi dei calciatori. Ma guarda, credo che abbiano... Al tempo, se la regia mi chiama Franco Colomba. Che abbiano destabilizzato magari più gli episodi durante e appena subito dopo il fischio finale della partita. Credo la conferenza stampa di Filippi lasci il tempo che trova, insomma, ma proprio perché credo che l'Avellino sia un gruppo abbastanza esperto da comprendere. Però dopo che avevamo perso Gian Miceli con un'ingenuità, non ci dobbiamo cadere più in certi trabocchi. Abbiamo perso anche Baraglie per 2 giornate adesso. Appunto. Buonasera mister Colomba, Radio Notte Stereo. Buonasera. Ebbene mister Colomba, ora ci attende il ritorno, una partita di andata dove l'Avellino l'ha approcciata bene, stavamo su ogni pallone, l'Avellino non ha giocato male, però comunque ecco il rigore alla fine, magari avevano pensato a un pareggio che sarebbe stato oro. Adesso con l'allenatore palermitano che lancia frecciatine in continuazione, è importante soprattutto l'assetto mentale dei calciatori, cioè in questo momento stare calmi e affrontare la partita di ritorno con una certa calma. Beh sì, calma, ma nello stesso tempo una grande voglia di farcela. C'è differenza, ci sono stati tanti punti di distacco fra le due squadre, quindi il rigore è stato un episodio che ha cancellato purtroppo una prestazione buona, e quindi la differenza deve valere. Sulle due partite si è perso l'andata, se si vince il ritorno il problema è risolto. Ecco, quindi... Mister, lei come l'ha visto l'Avellino ieri? Ma io l'ho visto poco perché era disturbato tutto, onestamente questo fatto di queste, non so, forse giù si vedeva bene, da noi si vedeva malissimo. No, ho visto un primo tempo bene, poi nella parte finale cosa vuoi, un po' una mancanza di lucidità,
in un momento cruciale, a pochi minuti dalla fine, cioè non cancella la bella prestazione, dai, bisogna essere onesti e pensare di vincere la prossima, questo è l'obiettivo. Secondo lei il Palermo che partita verrà a fare ad Avellino? La metterà sulla rissa, sulla provocazione, o cercherà di vincerla? Sulla rissa, la provocazione a casa di Avellino non credo che lo farà, insomma, perché deve capire che insomma se il ritorno è ad Avellino, non è a Palermo. E quindi sarà l'Avellino che non deve cadere in provocazioni, però deve essere determinato e deciso, ma mi sembra che lo possa essere tranquillamente, quindi è una squadra che è matura e quindi non credo si farà tirare nel tranello di una bagarre eccessiva, e se deve essere bagarre che sia bagarre magari intelligente, non cadere in tranelli, ecco. Qualcuno sta predicando che non abbiamo attaccanti. Secondo lei è vero questa affermazione di molti sui social che non abbiamo attaccanti? Beh, mi sembra di no. È chiaro che è un momento difficile, poi ci sono momenti in cui poi ci si sblocca. Maniero è uno dei gol li ha sempre fatti, altri anche, quindi a mio avviso si tratta di imbroccare la partita giusta, perché le qualità ci sono. In studio con me c'è Pietro De Concilis di Y Sport Italia, le vuole fare una domanda, vai Pietro. Sì. Salve mister, buonasera. Dopo la partita di ieri abbiamo sentito le voci di Disomma e Braia, anche contrastanti come dichiarazioni e come umore. Disomma era molto più arrabbiato per il rigore concesso e per alcuni episodi registrati durante la conduzione arbitrale. Braia invece l'ha vissuta forse anche perché ne ha vinti tanti di questi playoff con maggiore calma, guardando già la sfida di ritorno. Ecco, da questo punto di vista i giocatori dovranno anche assorbire un mix dei sentimenti vissuti e soprattutto esternati dai due tesserati biancoverdi. Ma io credo di sì, che ormai si conoscono sia Disomma che Braglia, sono due navigati esperti. Certo che dispiace averla persa, però bisogna essere anche arrabbiati, perché senza rabbia, senza voglia di vincere non si va da nessuna parte, quindi credo che ci sia un mix di questo nella squadra la prossima partita. Ho la convinzione che si possa vincere. Qui non si tratta di fare 4-5 gol, si tratta di vincere anche 1-0, ma si vince, insomma. E allora andiamo proprio sul risultato, un pronostico mister Colomba. Ma io spero in 2-0, spero 2-0 per mister Colombo, che non si è mai sbilanciato, questa volta sì però. Ma sì, spero, perché ci sta, dai, i valori sono diversi, è un desiderio, ecco, al di là del pronostico, un desiderio, l'1-0 è sempre in bilico, no? E insomma, fino alla fine ti fa soffrire. E invece il 2-0 ti dà un po' più di tranquillità, e quindi andiamo con una certa fiducia nella partita di ritorno, che poi è mercoledì sempre, sera. Fiducia sempre. Io la ringrazio di essere stato con noi ai nostri microfoni. Grazie mister Colomba. Arrivederci. Buonasera. Radio Notte Stereo. E andiamo a parlare proprio dei contrasti Braglia di Somma. Diciamo che per un po' si è persa la testa, alla fine noi non dobbiamo cadere nelle trappole, l'abbiamo fatto già troppe volte, e io spero che questo non capiti proprio nella partita di ritorno. Io penso che sarà una partita per certi versi diversa, nel senso che saremo noi a dover fare la partita, e credo che loro verranno, così come hanno fatto per gran parte anche della gara casalinga, ad arroccarsi dietro per poi ripartire velocemente. Cercheranno il contropiede. Sì, anche perché loro giocano senza punte di ruolo, ma giocano con centravanti veloci. Saraniti è un... Quanto è mancato Micheli ieri? Ma io non credo che sia mancato Micheli ieri, perché Dossena nelle ultime partite gli ha tolto il posto, molto semplicemente. Però magari la Ezza ieri era a mezzo servizio, non stava tanto bene. Però penso che se fosse stato a mezzo servizio non avrebbe giocato né titolare né 90 minuti, questo va detto. Però io non l'ho visto tanto bene. Secondo me è apparso un po' troppo nel... Se la regia mi chiama Sandro Golto Valieri... No, dicevo, la Ezza secondo me sta bene, forse l'ho visto un po' troppo nervoso, magari sentiva un po' il peso della partita da capitano,
ha cercato un po' di metterla anche lui sulla garra, come direbbe Leleadani. Però Filippi ha detto: nel secondo tempo abbiamo tirato solo lui, ha giocato solo la mia squadra. Beh, io conto un tiro per tempo del Palermo, quindi non vedo grandissime conclusioni del Palermo. Porta ha fatto due belle parate, ma che doveva fare? Buonasera Sandro Tovalieri, Sandro Gol per noi avellinesi. Avellino freme, stiamo attendendo il ritorno di Palermo-Avellino. Purtroppo ieri una sconfitta, ma dobbiamo essere fiduciosi? Ma io credo di sì, perché l'Avellino ha fatto un grandissimo campionato. Ha perso 1-0 con un rigore un po' così, un po' dubbio, ma c'è una partita di ritorno da giocare. È vero che senza pubblico si perde qualcosa, specialmente quando si gioca in casa, però con una vittoria di qualsiasi risultato può passare il turno. È vero che il Palermo nei playoff rispetto al campionato sembra un'altra squadra, però io non credo che insomma la situazione sia così compromessa. Sarà una partita difficile, delicata, però ha tutte le qualità l'Avellino per poter superare il turno. Dove conta soprattutto non cadere nelle trappole tese degli avversari per spezzettare il gioco e per farci innervosire. Noi molte volte purtroppo ci siamo caduti, e ci siamo caduti anche ieri a fine gara. E quello non è un bene, perché queste partite vanno giocate soprattutto con la testa, con intelligenza. È una partita che dura 90 minuti, 95 minuti, e se cadi nelle provocazioni puoi cercare di non farsi infilare magari in contropiede il Palermo, che può essere pericoloso. Quindi sarà una partita dove l'Avellino deve soprattutto dimostrare che è una squadra che ha delle reali ambizioni e non solamente insomma un bluff, perché se facesse una partita... Ma io non credo che sia un bluff, perché però lo deve il campionato che ha fatto ha dimostrato che vuole puntare al ritorno in Serie B, altrimenti insomma non avrebbe fatto un campionato del genere. È indubbio che il Palermo è una squadra blasonata come l'Avellino, la partita è difficile, però si può sicuramente ribaltare il risultato. Bisogna giocarla, innanzitutto bisogna vedere fisicamente come sta la squadra, perché io credo che nei sta playoff meglio, perché ieri abbiamo approcciato bene la gara diversamente dagli ultimi mesi. Credo che i playoff vanno giocati soprattutto se stai bene fisicamente, puoi avere una marcia in più. C'è stato un calo negli ultimi 20 minuti della squadra, però partita approcciata molto bene, negli ultimi due mesi non era più successo, quindi sotto questo aspetto è cambiato anche il preparatore atletico, stiamo meglio. In studio con me c'è Pietro De Concilis della testata West Park Italia, le vuole fare una domanda. Salve Sandro, visto che abbiamo l'opportunità, Cesare, di parlare con un grandissimo ex attaccante, l'attenzione chiaramente sul reparto offensivo dell'Avellino, che praticamente dalla partita casalinga con il Bari che non va a segno con Fella, secondo lei cosa succede in questi momenti, soprattutto nella testa degli attaccanti, che chiaramente si sentono anche un po' responsabilizzati da questa situazione? Vabbè, ma è normale che l'attaccante vive per il gol, quindi quando non fa gol in qualche partita sicuramente siamo i primi che ci sentiamo responsabili, perché insomma tutte le trame di gioco passano sempre attraverso gli attaccanti. Ma io credo che alla fine, quando fai un playoff e ti fai giocare qualcosa di importante, non devi guardare le cose proprie ma devi guardare il collettivo. Cioè, se un attaccante non segna e segna l'allenatore, va bene lo stesso, insomma. Alla fine l'importante è che si raggiunga l'obiettivo. Che cosa faceva Sandro Tovalieri prima di una gara importante? Come trovavi la tua serenità? Ho capito, scusi. Prima di una gara importante, tu come trovavi la tua concentrazione? Facevi qualche cosa di particolare? No, cercavi di trovare la serenità, la tranquillità, cercare di tirarsi fuori da tanti commenti, da vivere l'atmosfera in modo sereno, perché se la partita
la carichi troppo, c'è il rischio che poi scendi in campo e le gambe non vanno, quindi va preparata nel modo sereno e tranquillo. Poi io penso che ogni giocatore poi c'ha un po' i suoi cosi scaramantici, e quindi tu ce l'avevi una scaramanzia, Sandro? Così, magari andavo a letto tardi perché mi volevo vedere la formazione che scendeva in campo, l'avversario che mi marcava, quindi sono cose che fanno un po' tutti. Quindi le faranno anche questa volta i nostri calciatori. Ebbene, Sandro Tovalieri, grazie di essere stato con noi ancora una volta. Davvero grazie, grazie, e augurio di una buona serata. Un abbraccio a tutti e un grande abbraccio ai tifosi dell'Avellino. Grazie, arrivederci, a risentirci anzi. Radio Notte Stereo. Abbiamo saputo anche che Tovalieri andava a dormire tardi per guardare. Ma più che altro pensavo al fatto, se andava a dormire per vedere i difensori all'epoca, tardi, ora con i video, cosa farebbe? Non glielo ho chiesto, ma mi è venuta adesso la curiosità. Che poteva cambiare chi lo marcava, no? Studiare una strategia per il giorno dopo. Certo, gli attaccanti sotto questo aspetto possono sembrare curiosi, ma non lo sono. Perché studieranno comunque anche i portieri sui rigori, sicuramente. Certamente, tu sei un portiere e un pararigori poi, quindi chi più di te può dirlo. Quindi queste provocazioni dell'allenatore del Palermo, tu pensi che destabilizzeranno un po' i nostri mentalmente? Ma guarda, poi i ragazzi si stanno isolando. Penso che Braglia in questo sia un maestro, ci stia provando direttamente dal fischio finale di Palermo Avellino. I lupi devono pensare esclusivamente a loro, cercare di fare la loro partita. Non sarà una partita semplice, perché io immagino che sarà una gara molto simile a quella casalinga con il Teramo, che purtroppo non siamo riusciti a sbloccare, però anche lì pullman davanti alla porta dell'avversario e noi a fare la partita per tutti i 90 minuti. In quel caso fu il colpo di testa di Fella in area piccola non entrare, questa volta speriamo entri. Non immagino una partita pirotecnica. Il Bari anch'esso caduto in Lombardia, quindi anche il Bari deve recuperare e fare la partita della vita. C'è una possibilità di una finale Avellino-Bari? Le possibilità ci sono sempre, chiaramente dipende anche dal sorteggio. E attenzione, ricordiamo anche che il Sud Tirol, che è la migliore terza, ha perso a Vercelli. Quindi se il Sud Tirol non dovesse passare, noi dovessimo riuscire a ribaltare, saremmo testa di serie nel prossimo turno, e a quel punto potremmo incontrare anche il Bari. A parte l'Avellino, c'è una favorita dei playoff secondo te? Me spaventa un po' il Padova, anche se molto simile a noi come squadra, perché difesa solida, ha vinto tante partite in casa 1-0. Mi spaventa più di un Alessandria, ad esempio. Attenzione a questa Pro Vercelli, che anche con un pizzico di fortuna sta andando avanti. A Eusepi, a Reghini, tanti ex Avellino, Comi anche. Quindi è una squadra comunque importante. Un voto a Forte? Forte 6,5 pieno, perché ha fatto due parate su due. Si è fatto sempre trovare più. Ha toccato anche il calcio di rigore. L'ha toccato con la mano di richiamo e per poco. Anche in uscita, è uscito con decisione. Sì, insomma. È stato preciso e mi fa piacere, perché nelle ultime giornate di campionato aveva ricevuto un po' di critiche. Dunque, siamo in chiusura, alla fine, sintetizzando, possiamo essere fiduciosi perché ieri abbiamo visto una buona squadra a Palermo. Sì, fiduciosi sì, dispiace, c'è un po' di rammarico per anche l'atmosfera che si era creata attorno allo spogliatoio, per la carica che c'era stata in città e in provincia. Tito invece non è stato il solito Tito, non ha messo una palla al centro, come mai? Secondo te è stata una scelta dell'allenatore di tenerlo più basso, oppure non riusciva a penetrare fino in profondità? Sì, ricordiamoci che sulla sua fascia c'era Canutè, che forse è il più pericoloso del Palermo, sulla destra, quindi come hai visto bene tu, cioè, era una scelta tattica per contenere l'avversario. Paradossalmente ha spinto molto di più Ciancio rispetto al solito. Ciancio a me è piaciuto molto. Abbiamo giocato più su quella fascia. Sì, molto a destra. E io ho ipotizzato a mezz'ora dalla fine, ho pensato, ho detto, ma se non si sblocca questa partita, un cambio che a me sarebbe piaciuto vedere: Rizzo al posto di un Laezza ammonito e al 70%, con Ciancio che arretrava e Rizzo magari fresco a spingere sulla destra. Io avrei voluto vedere Enrico insieme a Maniero. Lì è mancato coraggio, secondo me. Ti dico proprio la verità. Cioè, fuori Fella, dentro Enrico insieme a Maniero, però. Senza sostituire Maniero. Se al ritorno sicuramente vedremo Enrico in campo, non dal primo minuto secondo me, ma avrà almeno mezz'ora a disposizione. Noi sperando che Enrico possa fare una partita e un gol decisivo,
se lo merita, ragazzi. Chiudiamo qui e diamo appuntamento a giovedì, perché l'Avellino gioca mercoledì, quindi giovedì alle 18, Radio Notte Stereo a Mente Fredda, studio 2 di Radio Notte Stereo, l'ennesima puntata. Ricordatevi di scaricare l'app di Radio Notte Stereo, scaricando l'app seguirete la musica di Radio Notte Stereo, seguirete i notiziari, l'oroscopo, tutta la giornata musicale ed altro di Radio Notte Stereo. Quindi non perdere tempo, vai sul Play Store Android e scarica l'app della nostra radio. Amici e amiche dell'Avellino, a giovedì ore 18. Radio Notte Stereo, a Mente Fredda, commenti sulla partita dell'Avellino. Cercare di non, farsi infilare magari in contropiede del Palermo, che può essere pericoloso. Quindi sarà una partita dove l'Avellino deve soprattutto dimostrare che è una squadra che ha delle reali ambizioni e non solamente, insomma, un bluff, perché se facesse una partita... Ma io non credo che sia un bluff, perché però lo deve il dimostrare. Campionato che ha fatto ha dimostrato che vuole puntare al ritorno in Serie B, altrimenti insomma non avrebbe fatto un campionato del genere. È indubbio che il Palermo è una squadra blasonata come l'Avellino, la partita è difficile, però cioè, si può sicuramente ribaltare il risultato. Bisogna giocarla, innanzitutto bisogna vedere fisicamente come sta la squadra, perché io credo che nei sta playoff meglio, perché ieri abbiamo approcciato bene la gara diversamente dagli ultimi mesi, perché credo che i playoff vanno giocati soprattutto se stai bene fisicamente puoi avere una marcia in più. C'è stato un calo negli ultimi 20 minuti della squadra, però partita approcciata molto bene, negli ultimi due mesi non era più successo, quindi sotto questo aspetto è cambiato anche il preparatore atletico, stiamo meglio. In studio con me c'è Pietro De Concilis della testata West Park Italia, le vuole fare una domanda. Salve Sandro, visto che abbiamo l'opportunità, Cesare, di parlare con un grandissimo ex attaccante, l'attenzione è chiaramente sul reparto offensivo dell'Avellino, che praticamente dalla partita casalinga con il Bari, che non va a segno con Fella, secondo lei cosa succede in questi momenti, soprattutto nella testa degli attaccanti, che chiaramente si sentono anche un po' responsabilizzati da questa situazione? Vabbè, ma è normale che l'attaccante vive per il gol, quindi quando non fa gol in qualche partita sicuramente siamo i primi che ci sentiamo responsabili, perché insomma tutte le trame di gioco passano sempre attraverso gli attaccanti. Ma io credo che alla fine, quando fai un playoff e ti fai giocare qualcosa di importante, non devi guardare le cose proprie, ma devi guardare il collettivo. Cioè, se un attaccante non segna e segna l'allenatore, va bene lo stesso, insomma. Alla fine l'importante è che si raggiunga l'obiettivo. Che cosa faceva Sandro Tovalieri prima di una gara importante? Come trovavi la tua serenità? Ho capito, scusi. Prima di una gara importante, tu come trovavi la tua concentrazione? Facevi qualche cosa di particolare? No, cercavi di trovare la serenità, la tranquillità, cercare di tirarsi fuori da tanti commenti, da vivere l'atmosfera in modo sereno, perché se la partita la carichi troppo c'è il rischio che poi scendi in campo e le gambe non vanno, quindi va preparata nel modo sereno e tranquillo. Poi io penso che ogni giocatore poi c'ha un po' i suoi cosi scaramantici, e quindi tu ce l'avevi una scaramanzia, lo preparavo così, magari andavo a letto tardi perché mi volevo vedere la formazione che scendeva in campo, l'avversario che mi marcava, quindi sono cose che fanno un po' tutti. Quindi le faranno anche questa volta i nostri calciatori. Ebbene, Sandro Tovalieri, grazie di essere stato con noi ancora una volta. Davvero grazie, a voi, grazie, un abbraccio, e augurio di una buona serata. Un abbraccio a tutti e un grande abbraccio ai tifosi dell'Avellino. Grazie, arrivederci, a risentirci anzi. Radio Notte Stereo.
Abbiamo saputo anche che Tovaliere andava a dormire tardi per guardare. Ma più che altro pensavo al fatto, se andava a dormire per vedere i difensori all'epoca, tardi, ora con i video, cosa farebbe? Non glielo ho chiesto, ma mi è venuta adesso la curiosità. Che poteva cambiare chi lo marcava, no? Studiare una strategia per il giorno dopo. Certo, gli attaccanti sotto questo aspetto possono sembrare curiosi, ma non lo sono. Perché erano comunque anche i portieri sui rigori, sicuramente. Certamente, tu sei un portiere e un pala rigori poi, quindi chi più di te può dirlo. Quindi queste provocazioni dell'allenatore del Palermo, tu pensi che destabilizzeranno un po' i nostri mentalmente? Ma guarda, poi i ragazzi si stanno isolando. Penso che Braglia in questo sia un maestro, ci stia provando direttamente dal fischio finale di Palermo Avellino. I lupi devono pensare esclusivamente a loro, cercare di fare la loro partita. Non sarà una partita semplice, perché io immagino che sarà una gara molto simile a quella casalinga con il Teramo, che purtroppo non siamo riusciti a sbloccare, però anche lì Pullman davanti alla porta dell'avversario e noi a fare la partita per tutti i 90 minuti. In quel caso fu il colpo di testa di Fella in area piccola a non entrare, questa volta speriamo entri. Non immagino una partita pirotecnica. Il Bari anch'esso caduto in Lombardia, quindi anche il Bari deve recuperare e fare la partita della vita. C'è una possibilità di una finale Avellino-Bari? Le possibilità ci sono sempre, chiaramente dipende anche dal sorteggio. E attenzione, ricordiamo anche che il Sud Tirol, che è la migliore terza, ha perso a Vercelli, quindi se il Sud Tirol non dovesse passare e noi dovessimo riuscire a ribaltare, saremmo testa di serie nel prossimo turno, e a quel punto potremmo incontrare anche il Bari. A parte l'Avellino, c'è una favorita dei playoff secondo te? Me spaventa un po' il Padova, anche se molto simile a noi come squadra, perché difesa solida, ha vinto tante partite in casa 1-0. Mi spaventa più di un Alessandria, ad esempio. Attenzione a questa Pro Vercelli, che anche con un pizzico di fortuna sta andando avanti. A Eusepi, Arrighini, tanti ex Avellino, Comi anche, quindi è una squadra comunque importante. Un voto a Forte? Forte 6,5 pieno, perché ha fatto 2 parate su 2. Sempre trovare punto, ha toccato anche il calcio di rigore, l'ha toccato con la mano di richiamo e per poco. Anche in uscita, è uscito con decisione. Sì, insomma. Sì, è stato preciso e mi fa piacere, perché nelle ultime giornate di campionato aveva ricevuto un po' di critiche. Dunque, siamo in chiusura, alla fine, sintetizzando, possiamo essere fiduciosi perché ieri abbiamo visto una buona squadra a Palermo. Sì, fiduciosi sì, dispiace, c'è un po' di rammarico per anche l'atmosfera che si era creata attorno allo spogliatoio, per la carica che c'era stata in città e in provincia. Tito invece non è stato il solito Tito, non ha messo una palla al centro. Come mai? Secondo te è stata una scelta dell'allenatore di tenerlo più basso, oppure non riusciva a penetrare fino in profondità? Sì, ricordiamoci che sulla sua fascia c'era Canutè, che forse è il più pericoloso del Palermo sulla destra, quindi come hai visto bene tu, cioè, era una scelta tattica per contenere. Ma ha spinto molto di più Ciancio rispetto al solito. Ciancio a me è piaciuto molto. Abbiamo giocato più su quella fascia, molto a destra, infatti. E io ho ipotizzato a mezz'ora dalla fine, ho pensato, ho detto, ma se non si sblocca questa partita, un cambio che a me sarebbe piaciuto vedere: Rizzo al posto di un Laezza ammonito e al 70%, con Ciancio che arretrava e Rizzo magari fresco a spingere sulla destra. Io avrei voluto vedere Enrico insieme a Maniero. Lì è mancato coraggio, secondo me. Ti dico proprio la verità, cioè, fuori Fella, dentro Enrico insieme a Maniero, però senza sostituire Maniero. Se al ritorno sicuramente vedremo Enrico in campo, non dal primo minuto secondo me, ma avrà almeno mezz'ora a disposizione. Noi sperando che Enrico possa fare una partita e un gol decisivo. Se lo merita, ragazzi. Chiudiamo qui e diamo appuntamento a giovedì, perché l'Avellino gioca mercoledì, quindi giovedì alle 18, Radio Notte Stereo a Mente Fredda, studio 2 di Radio Notte Stereo, l'ennesima puntate. Ricordatevi di scaricare l'app di Radio Notte Stereo. Scaricando l'app seguirete la musica di Radio Notte Stereo, seguirete i notiziari, l'oroscopo, tutta la giornata musicale ed altro di Radio Notte Stereo. Quindi non perdere tempo, vai sul Play Store Android,